sto abbastanza bene, tranne questo infortunio che mi sono fatta la settimana scorsa. Infatti vi chiedo scusa se vi ho fatto mancare la nostra ricettina settimanale, però purtroppo mi sono fatta male il dito. E adesso comunque sto facendo una cura, ancora la devo continuare, il dito è bello steccato, fermo. Oggi non mi fa male tantissimo, mi è sgonfiato, quindi ho detto oggi è il momento giusto per fare la ricettina per i nostri zamariettini. Che ricetta ho pensato? Una ricetta calabrese ancora estiva. I peperoni ripieni, che qui in Calabria chiamiamo i pipichini. Come li faccio io? Ora ve lo faccio vedere. Andiamo a vedere gli ingredienti. 1 kg e 300 g di peperoni rotondi, un mazzetto di basilico, 400 g di mollica di pane raffermo, 70 g di formaggio grana grattugiato, 100 g di acciughe sott'olio sminuzzate, un cucchiaio e mezzo di capperi sott'aceto strizzati, sale fino, olio d'oliva, uno spicchio d'aglio, 120 g di tonno sott'olio. Allora, la prima cosa che andremo a fare sarà svuotare i nostri peperoni incidendoli così. Togliamo il torsolo, poi andiamo a svuotare in questo modo, così che togliamo i semini interni. Ecco qua, per bene, e vengono così, li svuotiamo tutti così. Li abbiamo svuotati, naturalmente prima di riempirli li asciughiamo esternamente, perché altrimenti quando arrivano nell'olio schizzano. Quindi li asciughiamo tutti e li andiamo a posare in una scodella. Dopo aver fatto questa operazione, prendiamo il nostro pane raffermo e lo andiamo a macinare. Come sapete, io ho il Bimby, quindi uso il Bimby. Chi non ha il Bimby o lo grattugia a mano all'antico, oppure in un frullatore, un mixer. Quando è macinato continuiamo a dare la spiegazione del ripieno. Allora, ecco la nostra mollica di pane sminuzzata. L'ho tolta dal boccale Bimby. Adesso che faccio? Ho sminuzzato il basilico, ho sminuzzato per bene col coltello, sempre a mano, i capperi, le acciughe. Adesso che faccio? Rimetto la mollica nel boccale. Voi dite, perché l'hai tolta se la dovevi rimettere? Solo per farvela vedere come è venuta sminuzzata. Poi potete evitare di toglierla dal Bimby quando la fate. E quindi ci versiamo. Mamma mia, questo dito oggi è una fatica a muoversi. Quindi ci mettiamo il nostro basilico, i nostri capperi sminuzzati, le acciughe sempre sminuzzate, il formaggio, il nostro spicchio d'aglio, che come sapete io schiaccio sempre perché lo preferisco ben amalgamato, quindi schiacciamo l'aglio, e che ho provato a mettermi pure i guanti per evitare di sporcarmi sto dito, ma non mi sono entrati. Vabbè. Ecco qua. Il tonno. Prima lo sminuzziamo un pochino così con la forchetta. Ho tolto l'olio naturalmente dal tonno, scoliamo l'olio di conservazione, perché in realtà non sappiamo mai, non abbiamo mai la certezza che sia realmente un olio qualitativamente buono, anche chi dice all'olio d'oliva, ma che sappiamo noi? Quindi io l'ho scolato, ecco fatto. Poi mettiamo un pochettino di sale, non tanto, però un pochettino ce lo mettiamo, perché i peperoni non sono salati, quindi. E un pochino d'olio, ci regoliamo noi.
andiamo ad amalgamare nel bimby. Io uso la velocità 4 per amalgamare, circa penso un 10 secondi più o meno basteranno. Voi vedete, non si devono amalgamare gli ingredienti, non bisogna mandarlo ad alta velocità, se no andiamo a frullare tutto. Quindi velocità 4 per circa 10 secondi. Allora adesso prendiamo un cucchiaino piccolo, aspettate che mi avvicino, e andiamo a riempire i nostri peperoni. Schiacciamo poco poco, non forte, se no poi sapete che succede, che quando li andiamo a friggere si ritira il peperone e ci esce fuori tutta la mollica del pane, quindi non arriviamo fino a sopra, ma lasciamo un piccolo spazietto così, ecco, in modo, vedete, che affondate il cucchiaino e scende giù, e poi li riempiamo tutti così. Sono pronti, adesso andiamo a riscaldare l'olio nella padella. Quando è bello caldo friggeremo i nostri peperoni, naturalmente sempre ricordiamoci per la frittura olio di semi di arachide con immischiato un goccio di olio d'oliva per dare un buon profumo. Ecco, adesso andiamo a mettere i nostri peperoni a friggere nell'olio. Non teniamo la fiamma troppo alta, così si cuoceranno piano piano. Una volta che abbiamo riempito tutta la padella, andiamo a coprirla con un coperchio. Se abbiamo i nostri coperchi Magic Cooker, meglio, possiamo usare quelli, così evitiamo la puzza di fritto e poi mantengono la giusta temperatura. Ora, come vedete, si iniziano a fare, quindi li giriamo e li facciamo cuocere anche dall'altro lato. Ecco i nostri pipichini pronti, guardate che meraviglia, fanno un profumino fantastico. Se li volete mangiare più leggeri, anziché friggerli, naturalmente li passate in forno, li mettete in una teglia con un goccino d'olio, poi li mettete un altro goccino d'olio su e via. Però i veri pipichini calabresi sono fritti. Quindi buona ricetta a tutti. Ciao!